Questa diciassettesima domenica del tempo ordinario cambia il Vangelo. Non è più il Vangelo di Marco, ma è il Vangelo di Matteo. È nell'anno liturgico, il Vangelo che così viene un po' costituito come punto di riferimento dall'Avvento, in pratica da prima dell'Avvento, fino a questo periodo, e il Vangelo appunto di un evangelista specifico, in questo caso di Marco. Ma c'è durante il mese estivo una parentesi che ci fa ascoltare invece alcuni brani del Vangelo di Giovanni. Dice allora Giovanni: «In quel tempo Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade, e lo seguiva una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. Ma che cos'è questo per tanta gente? Rispose Gesù: fateli sedere. C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. Li raccolsero e riempirono 12 canestri con i pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva: questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma sapendo Gesù che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. È un episodio questo molto significativo, secondo me. Si può interpretare ovviamente il Vangelo sempre applicandolo anche alla propria vita. Ma in questo episodio io vedo un personaggio che non è solito essere al centro del Vangelo, un ragazzo. Quindi uno che noi riteniamo, diciamo per scontato, che sia una persona che deve ricevere, che non può dare. E invece è un ragazzo che qui dà. Aiuta addirittura Gesù a fare un miracolo, il miracolo della moltiplicazione dei pani. Mentre, diciamo così, gli adulti, Filippo, Andrea, eccetera, guardano al suo gesto di generosità, di offrire 5 pani d'orzo e 2 pesci per sfamare tutte quelle persone, come un gesto tipico e ingenuo da parte di un adolescente che così pensa di poter fare cose straordinarie con pochissimi mezzi a disposizione. Come si fa a sfamare 5.000 più persone con 5 pani e 2 pesci? Io penso che tra le righe, in qualche modo, il Vangelo ci vuol dire che dobbiamo dare fiducia ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Siamo ancora nell'anno 200° della nascita di Don Bosco. Celebreremo il 16 agosto questo avvenimento, questo evento, con tanti giovani che verranno da tutto il mondo del movimento salesiano. Don Bosco diceva: io vi amo perché siete giovani, non perché siete buoni, perché siete bravi, perché siete intelligenti, perché mi date tante soddisfazioni. Vi amo perché siete giovani. E proprio per questo ha trovato un'accoglienza straordinaria da parte anche di quelli che ai suoi tempi chiamavano ragazzacci. Va in mezzo ai ragazzacci, gente di strada, gente che era stata in carcere, ladri, eccetera, no? Perché ha saputo appunto amarli veramente, mostrare che il suo amore non era un amore interessato, che
chiamarli per fare chissà che cosa, nel senso di diventare più buoni per la società, ma era un amore che guardava la persona. Ecco, questo è un insegnamento, io credo, fondamentale. Questo ragazzo è veramente modello del discepolo, di ogni discepolo del Signore, che deve credere nell'impossibile di Dio. E Andrea dice, ah, 5 pani, 2 pesci, cos'è questo per tanta gente? E invece no, quello era più che sufficiente, perché Gesù ha preso quei 5 pani e 2 pesci e li ha trasformati. Certo che è stato Gesù a fare il miracolo, ma io penso che il primo miracolo l'ha fatto sto ragazzino, che appunto ha messo a disposizione il materiale necessario, potremmo dire, indispensabile perché Gesù, ecco, potesse poi fare questo grande miracolo. Quindi ci dà un esempio, ecco, di come la generosità, l'impegno, ecco, di credere anche a cose che sembrano impossibili. Se tu comunque ci metti buona volontà, tutto diventa possibile. E noi a Torino siamo la città cosiddetta della provvidenza. Pensiamo al Cotolengo, pensiamo appunto a Don Bosco, pensiamo a tanti altri santi e beati che abbiamo avuto, gente che ha scommesso sul niente dal punto di vista umano, ma che invece questo niente, perché avevano fede, avevano veramente fede in Gesù, hanno in qualche modo investito il loro capitale, diciamo così, umano e semplice, povero, ma l'hanno investito nell'amore di Cristo, è diventata una cosa straordinaria. Questo dobbiamo crederci veramente fino in fondo, no? E in questo senso, ecco, l'episodio è molto significativo. E credere anche nei giovani, nei ragazzi, che a volte hanno delle intuizioni bellissime, che vengono, come dire, supportati o, come, insomma, ecco, in qualche modo giustificati dei loro ideali così grandi rispetto al realismo invece proprio degli anziani, proprio anche degli adulti, no? E quindi presi un po' sotto banco. Ecco, invece io credo che sia importante, qui il Vangelo ci dice di valorizzare molto queste nuove generazioni, anche per la generosità che hanno, che sono anche insegnamenti che danno a noi. E credere veramente in Gesù vuol dire questo, vuol dire quindi farci piccoli, lui l'ha detto, se non vi farete come bambini non entrerete nel Regno. Forse acquistare un po' di più di umiltà e di semplicità e di piccolezza evangelica, come dimostra questo ragazzo, conduce poi a compiere cose altrettanto meravigliose come faceva Gesù. Il Vangelo poi sottolinea ancora un altro aspetto che è per la nostra società altrettanto provocante. Dice, quando furono saziati, Gesù chiamò i discepoli, raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto. E mi ricordo che presentando questo testo biblico alle scuole, quando vado nelle scuole, anche ai ragazzi del catechismo, molti poi accentuano questo discorso dello spreco e dicono, no, non bisogna buttare il cibo, non bisogna sprecare. Ed è vero, se pensiamo a quanto cibo va sprecato giorno per giorno nella nostra società occidentale, e pensiamo a quante persone nel mondo non hanno cibo per vivere e muoiono ancora oggi in questo nostro tempo di fame. Pensiamo quindi a tutti gli scarti che buttiamo, a tutte le cose che non ci servono più e che sembra che ormai così non servono più a nessuno. Non solo il cibo, ma anche i vestiti, anche le realtà concrete della nostra vita, no? Ecco, questo riferimento ad essere invece sobri, a cercare, ecco, di risparmiare, a cercare di essere portatori agli altri di qualcosa che ci è stata data. E in fondo Gesù ce l'ha mostrato e ce lo mostra continuamente nell'Eucarestia. E questo brano richiama l'Eucarestia, prese il pane, lo spezzò, no? Dice, no? Lo diede loro, eccetera, no? E rese grazie, eccetera, no? E cosa significa questo? E significa che l'Eucaristia ci ricorda che non è un pane intero che andiamo a ricevere nella comunione, è un pane spezzato. La morte e la risurrezione di Gesù richiama l'Eucaristia, perché si è spezzato nell'amore, si è donato a noi nell'amore, e richiama anche il fatto che tutta la vita del cristiano deve essere una vita spezzata. Spezzata, cioè non appartiene più solo a se stesso, appartiene a Dio e appartiene agli altri, e ciò che hai quindi
è sempre qualcosa di più rispetto a quella di cui hai bisogno, anche se sembra che tu ne hai bisogno. Ma se ti guardi attorno c'è sempre qualcuno che ha più bisogno di te, che può avere quindi possibilità di ricevere da te qualcosa. Tu puoi ricevere dagli altri, bene, ma anche tu devi metterti nella prospettiva e ti puoi dare, anche se a volte sembra che non hai niente. Ma qualcosa certamente il Signore ti ha dato che puoi investire per gli altri. Il condividere è la legge fondamentale dell'amore cristiano. Condividere. Questa è l'espressione forte che nasce dall'episodio della moltiplicazione dei pani, che ricorda, ripeto, questo gesto di Gesù, l'Eucaristia, che ci viene donata. Noi diamo un po' di pane materiale e così. E cosa riceviamo? Riceviamo addirittura il corpo del Signore, altro che miracolo della moltiplicazione, avviene ogni domenica. Dalle nostre offerte semplici, frutto del lavoro, no? E del contadino, della vita, insomma, no? Il pane rappresenta un po' tutta la nostra vita quotidiana, Gesù la trasforma e la fa diventare il suo corpo, ci dà qualcosa di immensamente più grande, ma qualcosa dobbiamo metterci anche noi e metterlo insieme, perché condividendo è la legge dell'amore che si moltiplica. Più dai e più riceverai. Buona domenica.